Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio provare a fare i giglietti di palestrina. Questi sono originari proprio del comune di Palestrina. E in quella zona ci sono soltanto due signore che li fanno ormai da tantissimi anni. E è un peccato perché sono buonissimi, si sta perdendo proprio questa tradizione di questa ricetta antica. Allora, vado a sbattere le uova con la frusta, lo faccio in planetaria, le uova con lo zucchero, fino a far diventare il tutto quasi bianco. Vedete, le uova devono proprio montare bene. E quando è pronto, faccio girare ancora un altro pochino e nel frattempo mi setaccio la farina va setacciata anche due volte. Ecco qua. Dicevo, questa è una ricetta che risale ai tempi del 600. Questo giglio è praticamente lo stemma, era, scusate, era lo stemma della famiglia Barberini, che erano i signori di Palestrina. Comunque non mi addentro tanto nella storia, se andate a vedere trovate appunto in quei video di queste signore che lo fanno, che spiegano meglio questa cosa. Allora, una volta sbattuta bene le uova, vedete, ho cambiato recipiente della planetaria, ho messo l'impasto in questa ciotola, ci ho versato la buccia grattugiata di un limone intero bio, e vado a mettere la farina così, setacciandola ancora, senza smontare l'impasto, lo farò piano piano, girando dall'alto in basso. Ok. E come vedete, ci vogliono soltanto questi tre ingredienti, senza lievito, senza nient'altro. L'aroma lo dà il limone, la buccia del limone grattugiata, un limone intero. L'unica difficoltà di questi biscotti è la formazione del giglio, diciamo, poi vediamo. Infatti, forse per quello non si fa molto perché è un po' difficile formarli. Infatti, ho visto anche alcuni video che li fanno a mo' di biscotti senza formare il giglio. Allora, qui ho accelerato un pochino, ho finito di mettere la farina. Il forno l'ho già acceso per portarlo a temperatura a 170 gradi ventilato. Allora, bisogna prendere all'incirca un cucchiaio di impasto e mettere tanta farina, forse qui ne ho messa anche poca, perché poi sono andata a rivedere il video originale delle signore, ce ne mettono tantissima, bisogna metterla anche sulle mani perché l'impasto appiccica, è morbidissimo. Poi bisogna fare tre serpentelli, diciamo, tre bastoncini. E metterli direttamente sulla carta forno perché sennò sarebbe difficile poi spostarli. Ho fatto delle prove. Allora, poi vanno stretti giù in fondo e piegato così per far formare il giglio. Beh, questa è la prima volta che li faccio, eh? Sicuramente ci vuole un po' di manualità per formare questo fiore. E farò meglio la prossima volta, però il senso è questo: basta fare così tre bastoncini e l'impasto deve essere per forza così morbidissimo perché presso poco viene come la pasta dei savoiardi, diciamo. Ebbene, le signore che lo fanno vanno velocissime, poi io piano piano, però va bene così. Ci metto un po' di zucchero a velo. Però non sono sicura di questo zucchero a velo, forse ci andava meglio lo zucchero semolato. Allora, continuo a formare, poi infornerò i primi perché poi bisogna metterli staccati perché crescono in cottura, aumentano di volume, si allargano, eh. Amiche, provate a farli, vediamo se siete capaci, magari meglio di me. Adesso vi faccio vedere qui sulla tavola, però è preferibile farle direttamente sulla carta forno, vedete? Il giglio è questo praticamente.
naturalmente si allarga, sì. Al limite poi vi metto in info box il video originale che ho visto di queste signore mentre lo fanno, eh. Vediamo ancora un altro giglio. L'impasto è morbidissimo, ma deve essere così perché poi vedrete il biscotto come rimane bello morbido. Non fa niente se viene un pochino sformato perché tanto comunque poi si allarga. Se c'è qualcuna di voi che magari li ha fatti, fatemi sapere. Ed ecco la prima sfornata dopo 10, 12, 13 minuti. Non li facciamo cuocere tanto perché devono rimanere proprio chiari, pallidi. Vediamo dentro. Che bello! Bellissimi, guardate, dentro sono morbidi, fuori rimangono leggermente croccanti, quindi bisogna fare attenzione, tanta attenzione alla cottura, eh. Beh, io direi che ci possiamo accontentare, che dite? Assomigliano molto a quelli originali, però ecco, diciamo che li assomigliano. Gli assaggiati sono veramente squisiti. Bene, amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!